Tre motivi per cui dovresti proprio portare il tuo bambino con reflusso. Numero 1. Il bambino con malattia da reflusso gastroesofageo soffre terribilmente. Ha mal di pancia, male in quest'area, stomaco e anche più in alto, sia nella parte frontale sia nella parte dietro, e può arrivare il dolore anche alle orecchie e al collo. Quindi essere coccolato vicino alla sua mamma o suo papà aiuta tantissimo a stare meglio e a rilassarsi. 2. Stare in posizione verticale aiuta tantissimo al bambino con reflusso perché limita la risalita del latte e dei succhi gastrici, quindi lascia riposare un poco di più l'esofago. 3. Stare a contatto pelle a pelle rilascia l'ormone ossitocina. Questo ormone aiuta nello sviluppo del corpo e nella riparazione delle ferite, nella cura del malessere corporeo, tout court. Inoltre, stando pancia contro pancia o sul tuo fianco, il bambino inizia a fare dei movimenti delle gambine, delle braccia che lo rafforzano e questo fa sì che la sua muscolatura, il suo tono migliori e quindi possa rispondere meglio a tutti quei momenti in cui rimane un poco più compresso, cosa che va a peggiorare la situazione del reflusso.